Nella puntata precedente. Sì, incantiamo un panino, vai. Incantiamo il panino, cosa ci dai? Efficiency? Dobbiamo andarci a creare il porciale del Nether. No, dove siamo spawnati. In questo episodio. Fine, 20 diamanti e... Sì, salve, non voglio avere problemi con lei, quindi si prenda le sberle e se ne vada. E ok, niente, ci esploriamo la caverna in cerca di diamanti, perché per ora cosa abbiamo? Solo due pezzi, ok, quelli meno importanti. Quindi diciamo che dobbiamo esplorarci un po' il tutto. Siamo al livello 53, quindi non credo proprio che a questo livello troveremo i diamanti. Allora, stavo scavando e tra uno scavo e l'altro sono precipitato totalmente. E quindi, benvenuta a nuova caverna. Sono proprio precipitato e perfetto, sta zona sembra molto pericolosa. Mettiamo l'acqua, metti l'acqua, Mass. Ok, fai trasformare tutto in... come si chiama? Perché... L'oro ce lo prendiamo perché serve sempre, a differenza del ferro che ci serve appunto poco. E appunto continuiamo l'exploration. Sta caverna è veramente gigante, ma tipo gigante. Ho visto dei lapiscazzoli? Sì, ho trovato dei lapiscazzoli. Perché sì, si chiamano lapiscazzoli, cosa credevate? E ce li prendiamo tutti ovviamente, non con la pala, thank you. E ci prendiamo anche il ferro, intendevo oro. Ma ci eravamo capiti. Bello quest'oro, bello quest'oro. Ci facciamo le mele d'oro. Pappero. Che poi qua c'è un botto di là. No, qua cado, sono strasicuro. Porca l'orca, che rischio. Che rischio, no, ma siamo scemi. Ma questi sono scemi, ma questi sono tutti scemi. Costruisci, va là. Quanto è rischioso fare una cosa del genere? Tipo troppo? Quindi mettiamo tutta la cosa possibile. Perfetto, devo farmi anche delle altre torce. Assolutamente, tipo. Allora mi faccio una crafting te. Oddio, perché mi si sono tolti i pantaloni. No, no, via, via. Oh, mica dobbiamo stare in mutanda in un dungeon. E poi, oltre alla crafting table, mi faccio... Dov'è? Dove sei? Perfetto, una fornace. Perché mi serviva la fornace? 3 hours later. Ah no, ma in realtà la fornace non mi serviva. Oddio, che stupido. Mi serviva solo la crafting per farmi questi... E delle altre torce, 64 possono bastare. Non so perché mi sono fatto la fornace, tipo ho avuto un mega lapsus. Che cazzata che ho fatto, perché sono sceso, sono stupidissimo. Allora, qua c'è sicuramente roba, dai. Per forza. Cioè, è pieno di lava. Vuoi che non ci siano, dei diamanti, dai. Cioè, l'altra volta ne abbiamo trovati una sbrega. Lapiscazzoli presi. E adesso non ne troviamo neanche uno. Impossibile. Però almeno stiamo trovando i lapislazzuli. Che schifo, non ci fanno. Anzi, ci servono un botto per incantare. Quanti ne abbiamo? Uno stack, perché ne ho già alcuni a casa. Nessun diamante. Interessante, fa pure rima. Yo bro, nessun diamante. Interessante. Sembra uno scavo sfortunato. Dannazione. Yo, non farò mai rapper nella mia vita. Dove siete diamantini, piccoli lilini? Dove siete diamantini? Dai, sbucate fuori, vi voglio raccogliere tutti. Dai, però che palle che non trovo niente. Cioè, abbiamo fatto un episodio tutto e adesso niente. Che in realtà ci sta anche. Abbiamo trovato talmente tanta roba che proprio ti passa la voglia di raccogliere. Non è vero, non ti passerà mai la voglia di raccogliere i diamanti. Però, oltre a diamanti, smeraldi e robe varie... Dai, potete darmi qualcos'altro. Ma che pezzi di fango. Signori, ho trovato i diamanti e anche i lapislazzuli, ma soprattutto i diamanti. Oh mio Dio, finalmente. Allora, prendiamo prima il lapislazzulo, va là. Mettiamo le torce, lì ho esplorato, non c'era niente, ma vabbè, mi sono fermato qui per questi diamanti. Allora, vediamo quanti sono, dai, almeno tre sono. Quindi uno, due, tre. Allora, vediamo se ne avevo già altri. No, quindi siamo a tre. Quattro, ok, cinque. Sei, sette. Sette diamantozzi. Ok, gioco. Ok, siamo a livello 12, perfetto. Quindi io mi tirerei un'altra esploratina qua di zona, perché, cioè, sette diamanti, suggerirei tanta roba. Tanta roba. Vediamo se c'è qualcos'altro qui. Dai, che c'è, per forza. Sì! Sì! Vedete che in parte alla redstone ci sono sempre i diamanti. Non è vero, una mia teoria appena inventata, però vedete? Yes! Quanti sono? Uno, due, tre, quattro... Cioè, ok. Cioè, siamo passati... Da quant'è che sto registrando? Mezz'ora che non ho trovato niente, a trovarne 13. 13 in... Boh, tipo... Ok. Cioè, ne ho trovati... Vediamo qua. Ora voglio parlare solo alla fine.
Ora me lo scrivete nei commenti. Avete mai trovato così tanti diamanti? Punto di... Cioè, ma tutti attaccati? Ma che cazzo vuol dire? Scusate la scurrilità. Cioè, no, basta. Me ne vado. Basta. Fine. 20 diamanti, 20 diamanti. Cioè, io scaverei qui tipo per altri 20 minuti. Un minuto a diamante. Cioè, non può non esserci altra roba, dai. Per forza. 20 diamanti, tipo, ho esaurito la scorta di 7 grotte. Ora datemi pure gli smeraldi, basta, a posto. Cioè, ma stiamo scherzando. Dove c'è redstone c'è casa, dove c'è casa c'è diamante. Bellissimo, cioè guardate, è pieno di minerali. Cioè, io direi che dopo una cosa del genere si può anche tornare a casa. Anzi, facciamo una roba, la crafting table ce l'ho. I diamanti ce li ho. Datemi la crafting table, tanto l'avremmo dovuto fare a casa, lo facciamo qui. Ci facciamo sia l'elmo che la chest plate. E ora abbiamo 7 diamanti. Questi li mettiamo un attimino da parte. Vabbè, li teniamo, ma non serviranno, perché tanto abbiamo solo una chance, ve lo ricordo. Quindi appunto ci teniamo questo ben di Dio. Ci siamo potenziati, abbiamo 59 lapislazzuli. Abbiamo altri 7 diamanti. Ah, volendo possiamo... Dai, mi faccio anche già la spada. E quindi altro upgrade per noi. Il piccone ce l'ho già, l'ascia e la pala sinceramente non me le voglio fare. Proprio non ho intenzione di farle. E riprendiamo questo. Perfetto, cioè, ok. Io dico solo ok, guarda, do un'esploratina. Veloce, veloce, altri, spacco altri 5-6 blocchi, poi basta. Dai, un paio di file e basta. Perché secondo me c'è qualcos'altro, ma la vedo dura al momento, perché abbiamo esaurito tutte le scorte possibili e immaginabili. Ok, finito, va bene. Quindi io direi che dopo un'esplorazione del genere, che fai? Non ci torni a casa con il bottino. Sì, signori, se muoio adesso, che lacrime, che lacrime. Qua ho già esplorato, ma non c'è assolutamente niente. Ho detto, vabbè, ci sarà la lava, ci saranno anche i diamanti. E invece erano nel posto dove meno me lo aspetto. Qua perché non ho messo l'acqua? Stupido Master, perché non hai messo l'acqua? Metti l'acqua, va là. Quindi io direi che me ne torno a casa. Ci metterò un'ora e mezza in caso vi faccio il taglio. Allora amici, ci ho messo 27 ore a tornare, quindi per voi questo video durerà 10 minuti, ma sapete che è quasi un'ora che registro. Quindi allora, mettiamo via il tutto, cioè guardate che scorpacciata che ci siamo fatti. Questo, il legno lo teniamo, teniamo pure i materiali. Questi li mettiamo via, così nel prossimo episodio, sì, facciamo il prossimo, andiamo a incantare le cose. Cioè ovviamente dovremmo pescarle, le varie cose da incantare, però ci inventeremo qualcosa. Mettiamo via anche questi 5 diamanti che per ora mi tengo. E appunto niente, nel prossimo episodio in teoria si va a incantare le varie cose. La spada ce l'ho, il piccone anche, volendo mi potrei costruire una anvil e poi chiudiamo l'episodio. Quindi vediamo come si costruisce con i peggio blocchi, ok. Quindi mi faccio 3 blocchi di ferro e ok, in teoria, se tutto torna, vediamo dov'è, ci possiamo fare la anvil più costosa della storia. Ma sinceramente va bene così, perché a noi il ferro non serve più di tanto. E inseriamola qui in caso dovessimo riparare qualcosa. Quindi signori, dopo un'ora di registrazione mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio e faccio pure salva ed esci, tech. Quindi io vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuta, è andato benissimo. Potevamo esplorare di più nel Nether, ma non ho trovato nessuna base, nessuna cosa né niente. Quindi in caso ditemi come ottenere le blaze rod in altri modi, altrimenti dovremo andare ad esplorare. Io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!